In questa puntata andiamo a vedere tutto quello che sta succedendo in questo momento su Bitcoin, perché nonostante la situazione di mercato sia noiosa, il prezzo continua ad andare verso il basso, ma non in maniera cattiva. Io voglio crolla ma forte, no, continua a scendere ma in maniera noiosa, laterale, veramente un letargo per quanto riguarda il prezzo da marzo ad oggi. Io sono molto positivo, nonostante tutto questo, perché tra poco più di 2 settimane, 15 giorni, ragazzi, c'è l'inizio dei tagli di interesse. La Fed inizierà a tagliare, inizierà la politica monetaria espansiva e, secondo me, ci sono delle importanti considerazioni da fare. Per cui non saltate questo video, guardatelo dall'inizio alla fine, perché, ragazzi, inizieranno a stampare tanto denaro. E questo vuol dire solamente una cosa per Bitcoin. Buona visione, iniziamo subito. Bitcoin 58.365 dollari. Innanzitutto, scusatemi per l'audio, lo so che farà schifo e lo so che non sarà dei migliori, non sarà nemmeno un video che durerà chissà quanto, ma ci tenevo comunque a farvi un aggiornamento. Per cui, se apprezzate tutto questo, un mi piace e iscrivetevi al canale. Sono in viaggio, ieri sono stato a Monza per guardare il Gran Premio, domani sarò a Stoccolma, magari se qualcuno è a Stoccolma mi scriva e successivamente tornerò in Polonia questa settimana. È stata una giornata, quella di ieri al Gran Premio di Formula 1, ragazzi, incredibile. Su Instagram ho caricato foto e video dell'evento. Se siete curiosi di vedere un po' quello che ho fatto, andate a vedere perché tanta, 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 tanta roba. Ora, Bitcoin 58.365 dollari. Siamo lì sui 58.000 dollari. L'ultimo aggiornamento l'ho fatto lunedì scorso e non è che sia cambiato più di tanto, ragazzi, perché qui Bitcoin scambiava a 63.000 dollari. Bene, voi mi direte, ah, Fede, siamo a praticamente un meno 10% su questi livelli, effettivamente è cambiato qualcosa? No, secondo me non è cambiato niente, perché siamo sempre sui soliti prezzi. Continuiamo sempre questa lateralizzazione che va avanti da marzo, o meglio, chiamerei anche questo leggera lateralizzazione tendente verso il basso, ma nonostante tutto questo siamo comunque in linea ancora con i cicli passati. Considerate che questo attuale ciclo, partendo dall'halving, è il peggiore che ci sia mai stato. E se andiamo a vedere un attimo il grafico di Bitcoin, che ci piace tanto e che, se vi ricordate, lo stiamo seguendo questo grafico qui da mesi, o meglio anni, dallo scorso bear market, dall'ultimo che c'è stato, praticamente in questo momento sì, siamo in termini di rendimento il peggior ciclo, partendo dall'halving fino all'halving, ma considerate che non siamo ancora nella fase del ciclo, considerando i dati storici, quindi questi non sono consigli finanziari, non sono un consulente finanziario, i rendimenti passati non sono un chiaro indicatore del futuro, eccetera, eccetera. Però tenete bene a mente che storicamente non si parte subito dall'halving e si va euforici. In tutti i cicli comunque tende il prezzo a lateralizzare almeno per un periodo. In questo momento stiamo facendo una lateralizzazione verso il basso, di solito era più una lateralizzazione verso l'alto. Siamo saliti molto prima dell'halving, quindi magari può essere anche questa una ragione. Abbiamo fatto dei nuovi massimi storici prima dell'halving, ragazzi, non era mai accaduto. In ogni caso, considerate che la parte euforica di ogni ciclo, partendo dall'halving, inizia dopo, e dato che storicamente settembre è un mese negativo per le criptovalute. Ora, se questo mese sarà negativo per Bitcoin o per le altcoin, non lo so, ma occhio, perché abbiamo il taglio dei tassi di interesse tra 16 giorni, quindi un evento veramente importante. Ci avviciniamo anche alle elezioni presidenziali e soprattutto ottobre, novembre, dicembre, mesi in cui Bitcoin e le cripto tendono a fare molto bene. Per cui io continuo a credere e pensare che ci voglia ancora un attimo di pazienza per poi recuperare come in ogni ciclo, quindi magari anche verso le elezioni, ottobre, novembre, giù di lì. Anche perché ci stiamo avvicinando a una fase macro espansiva, ragazzi. Finalmente, diciamo, basta i tassi di interesse alti, di basta, sembra una campagna elettorale, di finalmente basta alle elezioni. Cioè, comunque, in ogni caso, siamo con i tassi di interesse che in procinto di essere tagliati, 25 punti base, questo è positivo, l'abbiamo analizzato in tutte queste settimane. Prima si pensava a 50 punti base, che storicamente non è ottimo per il mercato perché significa, ok, le cose stanno andando male, quindi la Fed deve intervenire velocemente.
poi i mercati scontano in anticipo, per cui disastro. Le ultime due volte che è successo, 2000-2007, sappiamo cosa è successo ai mercati durante quel periodo. Mentre un taglio da 25 punti base, meglio, perché significa che le cose non stanno andando così male e che si va un po' con i guanti. Quindi tanta tanta roba, e soprattutto la Fed in questo momento sta osservando i dati macro che stanno uscendo abbastanza positivi. La cosa che dovete però sapere e che secondo me è importante riconoscere è che la politica monetaria, ragazzi, è fondamentale. A noi in questo momento serve una politica monetaria espansiva. Voi mi direte, ma Fede, siamo saliti comunque anche prima del taglio tassi di interesse. Vi direi, guardatevi anche cosa è successo nel 2022. Però è necessaria una politica monetaria più espansiva, perché altrimenti le alt, lasciamo stare un attimo Bitcoin, ma soprattutto le alt non riescono a partire. Le alt non riescono a far bene se abbiamo una politica monetaria che non è a favore degli asset risk on. Guardate l'SP 500 ha recuperato, è vicino a fare dei nuovi massimi storici. Oggi il mercato è chiuso, ripartirà domani, quindi da martedì, però SP 500 massimi storici, oro massimi storici. L'unico asset che sta facendo fatica in questo momento è Bitcoin e le cripto in generale. Perché? Qual è il motivo di tutto questo? Essenzialmente per me è la politica monetaria, che soprattutto per le alt deve arrivare e aiuta molto. Ragazzi, abbiamo bisogno della politica monetaria espansiva per le alt. Sì, ci sono stati dei rally per le alt qua e là in tutti questi mesi, ma chiunque abbia comprato costantemente le altcoin in tutti questi mesi ad oggi si ritrova in perdita. Magari su un altcoin in particolare no, però nella maggior parte dei casi è in perdita, e soprattutto le alt non hanno tenuto in prezzo di Bitcoin. Basta vedere la dominance che è ai massimi storici, che però questo è un ottimo segnale, eh? Questo è davvero un ottimo segnale, tra cui vedere anche la dominance iniziare secondo me a scendere. Ancora qualche mese e ci siamo, secondo me. Prima dell'anno il massimo l'abbiamo fatto sulla dominance. La cosa che però è importante, secondo me, in questo momento è che le cripto hanno fatto fatica perché ci sono stati comunque forti flussi in uscita, non tanto sugli ETF che stiamo vedendo in questo momento, ma più che altro MT Gox. Abbiamo avuto il governo tedesco che ha venduto i suoi Bitcoin, abbiamo avuto comunque forti notizie negative sempre per quanto riguarda non persone che per forza volevano vendere i propri Bitcoin. Cioè non abbiamo visto un panico generale dei investitori retail, ma abbiamo visto eventi come i rimborsi ai creditori di MT Gox, che erano praticamente in linea, ci dovevano essere, finalmente ci sono stati. Quindi io direi anche bene che ci siamo tolti dalle scatole quella roba lì. Tra l'altro, ragazzi, forte pressione di vendita e Bitcoin è ancora a 58-60 mila dollari. Infatti vi farei anche vedere come oggi c'è stata questa notizia dalla SEC che ha avvertito FTX che potrebbe opporsi a qualsiasi tentativo di rimborsare i creditori dall'exchange fallito con stablecoin o altre criptovalute. Questo non è magari una notizia molto positiva, però ci siamo. Cioè, queste sono tutte cose che ci stavamo portando dallo scorso bear market o MT Gox da un bel po' di anni. Per cui vedere queste cose qui leggermente andarsene sempre di più è solo che positivo. Bitcoin in questo momento secondo me sta reggendo molto bene e io sono positivo su Bitcoin. Non credo che la bull run sia finita, non credo che la bull run finito, inizio il bear market. Secondo me siamo ancora all'interno di un bull market, soprattutto perché ci stiamo avvicinando a una politica monetaria espansiva. Io non vedo in quale universo parallelo, finché i governi, le banche centrali continuano a stampare soldi, sia possibile vedere asset risk on come le azioni, come soprattutto le cripto, perdere di valore. Ma non tanto perché il valore di questi asset aumenta, ma perché si sta continuando a svalutare il denaro. Perciò io non vedo in questo momento uno scenario negativo per Bitcoin e le altcoin. Chiaro, ci vuole ancora secondo me un attimo di pazienza. Io credo che nonostante tutto, nonostante quello che sia successo, Bitcoin stia tenendo bene e non sono stati dei mesi easy per Bitcoin. Per le cripto ancora peggio, però siamo ancora lì, siamo a 58.000 dollari. Considerate che un anno fa eravamo a che livelli, ragazzi, giusto per... Perché poi, vedete,
si perde, no, la concezione. Ma un anno fa eravamo a 26.000 dollari, ragazzi. Io vi posso assicurare che se qualcuno diceva sotto i miei video Bitcoin l'anno prossimo è a 58.000 dollari, la maggior parte delle persone l'avrebbe preso per pazzo. Perché era impensabile qua, quando eravamo qua a 26.000 dollari, io me lo ricordo molto bene, è stato tra l'altro un periodo molto simile a quello attuale perché il prezzo non ha fatto altro che lateralizzare e annoiarci un botto, però questa situazione qua era dove eravamo un anno fa, ragazzi, a 26.000 dollari. In un anno il prezzo di Bitcoin ha fatto praticamente il più 140%, 130%, quello che è. Grandi performance. Ricordo che all'inizio anno comunque Bitcoin è in positivo, adesso qui non si vedrà niente, ma è un più 38% da inizio anno, meglio dell'S&P 500. Quindi io non capisco, ovvio, se uno mi dice Fede, ho comprato sui massimi, chiaro, non era magari il momento migliore per comprare, pazienza, però io continuo a rimanere positivo e credo che la bull run non sia terminata, siamo ancora nelle fasi iniziali, siamo saliti tanto. Soprattutto mi ricordo, mi viene ancora da ridere, riflettere, pensare quando le persone qua a marzo, quando io dicevo ragazzi, guardate che siamo saliti molto forte, tanti mi dicevano, ma no, cosa stai dicendo? La bull run è appena iniziata, Fede, non capisci niente. Io vi dicevo ragazzi, calma, ok, calma, perché siamo a 60-70 mila dollari, abbiamo fatto degli ottimi rendimenti, siamo saliti molto velocemente. Le strade erano due all'epoca, o rallentavamo come stiamo facendo in questo momento, quindi per poi riprendere con il ciclo normale, con anche i periodi normali, ok, che li vedete qui nel box verde, ok, perché questo box qui verde, questo grafico che vedete qua, l'ho fatto diversi mesi fa, esattamente quando eravamo qua a novembre 2022, ottobre 2022. Se rispettiamo i cicli, vedete che c'è ancora spazio fino a settembre 2025. Poi, ovviamente non è detto, ogni ciclo è diverso, lo staremo a vedere. Ma la cosa che mi interessa è o si lateralizza, quindi ci si annoia un po' e si rallenta, perché ragazzi siamo saliti molto più forte dei cicli precedenti, quindi mi sembra una situazione normale, oppure salivamo subito e andavamo a fare i massimi subito. Così non è stato, massimi che comunque eravamo arrivati a 74.000 dollari. Io ho detto, ragazzi, guardate che massimo si arriva a 80, 90, 100K. Non c'erano fuori di quelle cifre. Per cui anche la questione delle aspettative dovete tenerle bene a mente. Io sono convinto ancora che non vedremo il prezzo di Bitcoin superare più dei 100.000 dollari. E già se arriva a 100K, ragazzi, in questa bull run ci metto la firma, sono più che felice, facciamo la festa, facciamo quello che volete. Però calma, ok? Calma, calma, calma. In ogni caso sono molto felice, cioè continuo a essere positivo perché ragazzi continueranno a stampare soldi. Stiamo vedendo che manca poco e inizierà un altro ciclo di politica monetaria espansiva. Perché indipendentemente dalle azioni di breve termine della Fed, come ci sono stati in questi ultimi mesi di politica monetaria restrittiva, loro sono sempre costretti a stampare più dollari, più denaro. Perché? Ragazzi, il nostro sistema funziona così, funziona così. Poi è chiaro, un euro non è più un euro, un dollaro non è più un dollaro, il potere d'acquisto varia, ma dovete capire e riconoscere come funziona il nostro sistema. Tra l'altro, ragazzi, se volete sfruttare al meglio la volatilità che c'è in questo momento sulle cripto, Bybit sta regalando una posizione di trading dal controvalore di 500 dollari a scelta su Bitcoin, Ethereum, Solana, Pepe, Dogecoin e altre criptovalute a tutti i nuovi utenti che si registrano sull'exchange attraverso il link che trovate in descrizione. La posizione può essere sia long che short, con stop loss e take profit a piacere. Qualsiasi profitto dalla posizione potrà essere prelevato, mentre se andrà male perderete solo il bonus. Per ottenere tutto questo bisogna registrarsi a Bybit con il link in descrizione, dato che si tratta di una promo esclusiva per la mia community, fare la verifica dell'identità e depositare almeno 100 dollari sull'account.
Infine, basterà semplicemente fare il claim del bonus dalla sezione Rewards Hub. Questa super promo scade tra pochi giorni, per cui non fatevela sfuggire, dato che secondo me al momento è il miglior bonus di benvenuto tra tutti gli exchange crypto. Andiamo anche a vedere la newsletter di questa settimana, che vi ricordo esce ogni domenica alle 9. Se ancora non siete iscritti, andate qui sotto nella descrizione del video, la mia newsletter gratuita. Riceverete praticamente ogni domenica alle 9 via email la mia newsletter gratuita. Basterà semplicemente inserire il vostro nome e la vostra mail, ok? Ragazzi, quindi andate a scrivere la vostra mail, btc2themoon100k@gmail.com, quello che è, e iscrivetevi, così che ogni domenica riceviate la newsletter. Solo quello, non mando altro, non mando spam, ragazzi, solo qualità. Quindi andiamo a leggerla velocemente. Ha restato il CEO di Telegram settimana scorsa, ma sicuramente già lo saprete, e c'è stato un grande crollo per quanto riguarda il valore di Toncoin, che è crollato del 10% circa. Elon Musk e Tesla hanno vinto la causa su Dogecoin, perché c'è stato questo giudice che ha dichiarato che nessun investitore ragionevole poteva fare affidamento sui tweet di Musk per prendere decisioni di investimento. Infine c'è stato anche il recap dei flussi settimanali sull'ETF spot di Bitcoin e Ethereum, che non sono stati belli. Soprattutto l'ETF di Ethereum, ragazzi, sta facendo dei numeri imbarazzanti, perché sta facendo un volume veramente imbarazzante. Guardate, Ethereum, ETF, cioè veramente qualcosa di numeri veramente bassi, e in questo momento un po' un mezzo flop. Poi vedremo, comunque è una cosa che anche qui richiede tempo, come lo è stato per l'ETF spot su Bitcoin, richiede tempo anche l'ETF spot su Ethereum. Però tanta roba che c'è, perché quando le cose andranno in una direzione diversa, lo strumento c'è. Quindi tanta roba, comunque in questo momento secondo me un po' di difficoltà c'è, e non sono io a dirlo, ma sono proprio i numeri, che non si sta riprendendo, si è un po' stabilizzato, però deve invertire la rotta. Comunque sono negativi praticamente dal lancio, ci sono gli Ethereum di Grayscale, però non sta andando chissà quanto bene, ma rimango positivo anche su questa cosa qui. Meglio gli ETF su Bitcoin, che comunque stanno facendo dei volumi incredibili. Però settimana scorsa disastro, c'è stato un deflusso pari a 277 milioni di dollari. Per quanto riguarda l'analisi di Bitcoin e Altcoin, insomma, ve ne ho già parlato in questo video, non c'è tanto da dire sul breve termine, perché continuiamo questa lenta lateralizzazione con un trend verso il basso. Bisogna vedere quando andiamo a rompere questo canale discendente che ormai ci portiamo avanti da un po'. I livelli sono quelli che sono, siamo nella metà di questo canale discendente. Purtroppo, ragazzi, i retail non ci sono, perché con questa price action chi è che compra Bitcoin? Quindi c'è meno interesse, le visualizzazioni su YouTube, lo potete notare, sono di meno. È normale, ripeto, bisogna solamente portare pazienza. È finita anche l'estate, quindi in teoria le cose dovrebbero migliorare, si spera, da qui alle prossime settimane / mesi. Perciò sulle alt non c'è grandi cose da commentare, insomma sapete la situazione sulle alt. Comunque, se volete leggere meglio la mia opinione, fermate il video e guardate, oppure meglio iscrivetevi alla mia newsletter, così lo riceverete ogni settimana tutto quello che dovete sapere. Analisi macro, S&P 500 massimi storici, quindi le cripto non stanno seguendo i mercati in generale, però l'S&P 500 sta andando molto bene, siamo praticamente a meno 0,40% dai massimi storici. Sarà questa settimana decisiva? Vediamo, speriamo di sì. In più vi ho commentato anche come tema settimanale questo qui dei dati macroeconomici, ma nonostante questo, perché la Fed li sta osservando, è ben posizionata, l'inflazione è bassa e comunque la Fed ha diverse munizioni nel caso in cui tutto dovesse andare a quel paese per sistemare l'economia, perché ha comunque alzato i tassi di interesse un bel po'. Quindi diciamo che ha fatto un buon lavoro il signor Jerome Powell. Calendario economico, domani ci sono dei dati importanti, indice della PMI manifatturiero, poi mercoledì disoccupazione, giovedì disoccupazione ancora, o meglio, qui vabbè, più mercato del lavoro, ma siamo sempre lì, e venerdì ci sono i dati ancora sulla disoccupazione. E questo sono fattori che andranno a incidere parecchio, perché la disoccupazione è quello che ha fatto crollare il mercato a inizio agosto, ragazzi. Ci ha fatto prendere questo bello spavento dove Bitcoin è andato fino ai 49.000 dollari.
Quindi occhio a questi dati e soprattutto, mi raccomando, iscrivetevi alla newsletter, così potete rimanere sempre costantemente aggiornato su tutto quello che succede. Bene ragazzi, per questo è tutto, noi ci vediamo alla prossima, buona settimana, ci aggiorniamo su tutti i vari canali social. Ciao e buona serata, buona settimana.